Questo, a mio parere, è fantastico. Davvero, davvero fantastico. In questo caso ha tre fotocamere, quindi le conviene un po' di più se ama fare selfie. Stavolta il polsante di accensione ce l'ha qui. E i due pulsanti per abbassare e alzare il volume. Sotto ha un'entrata USB, non USB-C. Secondo me una cover trasparente qui sopra va più che bene. Questo costa un pochettino di più. Questo costava 150. Questo costa 255,99. Però se vuole lo può pagare. Costa un pochino di più, però insomma, secondo me per questo va bene. Poi per caricarlo mi ha detto, vero? Sì. Ok, allora questi, essendo di nuova generazione, non usati, appena usciti di fabbrica, purtroppo questi non hanno il caricatore. Per farle capire come il nuovo telefono della Apple, no? Non hanno una ricarica wireless perché il caricatore si deve comprare a parte, cioè si deve comprare la parte dove si va a mettere la spina, però il cavo c'è nella scatola. Però le posso consigliare questo power bank qui, aspetti un attimo che lo prendo. Ok, allora questo power bank qui, come vede, ho capito che il suo colore preferito è l'azzurro, e quindi questo è azzurro vetro e bianco. Porte, quindi può caricare due cellulari contemporaneamente. E una lucina, le lo faccio vedere acceso. Questa è la lucina se si tiene premuto. Invece si accendono le varie lucine qua per dire se carico, scarico, e si deve caricare anche questo. Però può usare tranquillamente il caricatore che si trova all'interno, il cavetto che si trova all'interno.